Buonasera a tutti, bentornati alla diretta del mercoledì. Sto vedendo che su YouTube abbiamo dei problemi, quindi intanto saluto i nostri amici da Facebook e poi vedremo di... Vabbè, te Alessio vedi di riuscire a risolvere questo problema che c'è su YouTube. Ogni tanto queste piattaforme ci sfidano, ecco, e noi siamo pronti. Allora, ringrazio tutti per essere con noi e ringrazio soprattutto la nostra dottoressa Elena Venuti. Grazie Elena per essere qui. Grazie a te, Daniela, e buonasera a tutti. Allora, perché ho richiamato Elena? Perché tra gli argomenti che ci chiedono di riaffrontare è tornato alla ribalta questo narcisista, il narcisista manipolatore. Ora, non per mettere delle etichette, poi magari ne parliamo meglio, perché noi siamo qui per valutare cosa possiamo fare noi nei confronti di un carattere particolare. Quindi non siamo qui per giudicare il narcisista, anche se stasera parleremo solo di quello prevalentemente, ma per capire come mai noi ci siamo imbattute o imbattuti, perché ovviamente stiamo parlando di uomini e donne, e cosa magari eventualmente ci porta ad essere più inclini a una relazione con una persona del genere. Allora, intanto Elena è una psicoterapeuta, è esperta in cinque leggi biologiche, nella medicina integrativa unificante di Nader Butto, fa anche costellazioni familiari, insomma, non potevo chiederla a persona più competente del gruppo di Rigenera Life. Quindi ora ti lascio la parola, Elena, e partirei proprio con chi è il narcisista? Allora, per entrare nella realtà del narcisista e per calarci un po' in quella che è la dimensione della relazione narcisistica, io partirei proprio con il mito, perché i miti effettivamente trattano in chiave simbolica dei temi universali e effettivamente danno delle risposte a delle domande che l'uomo si è sempre fatto dalla notte dei tempi. Inoltre usano un linguaggio analogico e non digitale, razionale, e quindi arrivano ad un livello molto più profondo, molto più sottile. Quindi vediamo che Narciso è figlio del dio Cephison, dio fluviale, e della ninfa Liriope, una bellissima ninfa. Allora, un giorno Liriope stava passeggiando lungo il fiume e Cefiso la vede, si innamora di lei, la avvolge nelle sue anse, la violenta e Liriope rimane incinta. Quindi vediamo già da subito un primo elemento che effettivamente Narciso non nasce in un clima di amore autentico, ma in un clima di violenza. Quindi Narciso viene alla luce, un bimbo di straordinaria bellezza. E amato dalla mamma che lo vedeva proprio come un essere speciale, tant'è che va da Tiresia, che è un indovino di quel tempo, e gli chiede se suo figlio sarebbe vissuto a lungo. E Tiresia risponde: sì, se non conoscerà se stesso. Quindi Narciso nasce e cresce più bello che mai e apprezzato da ragazzi e da ragazze. E Ovidio nelle Metamorfosi dice però lui non voleva nemmeno farsi sfiorare. E anche qui vediamo un altro elemento, che è proprio la mancanza di contatto, un contatto profondo, autentico con le persone. E a un certo punto Narciso incontra Eco. Eco era una ninfa a cui piaceva tantissimo raccontare delle storie, intratteneva tante persone, tra cui Giunone. Però un giorno Giunone, distratta dal chiacchiericcio di Eco, non si rende conto che Giove la stava tradendo con altre ninfe, quindi si infuria ed effettivamente punisce Eco e la condanna a ripetere le parole, le ultime lettere delle parole o del discorso pronunciato da altre persone. E quindi da quel momento lì Eco poteva semplicemente ripetere e non avrebbe mai potuto fare un discorso suo. E qui le persone che hanno vissuto una relazione narcisistica mi capiscono molto bene perché c'è l'elemento dell'essere continuamente in reazione all'altro, la sensazione di camminare sempre sulle uova. Eco, vedendo Narciso, si innamora perdutamente.
Però lui rimane quasi indispettito da questa sua modalità, no? Di ripetere le ultime lettere dei discorsi che lui pronunciava, no? E così la denigra, la disprezza. E anche qua abbiamo un elemento presente nella relazione narcisistica, proprio il disprezzo, il diniego, la minimizzazione dell'altro. Tant'è che Eco, rifiutata, si distrugge nel suo dolore, si consuma talmente tanto che di lei rimane soltanto la voce. Narciso, d'altra parte, si specchia nel fiume nel tentativo di raggiungere questa immagine meravigliosa che lui vede riflessa nell'acqua, cade e muore. Allora, ricordiamoci che cosa aveva detto Tiresia. Tiresia disse: se lui non conoscerà se stesso, vivrà a lungo. Nel momento in cui il narcisista si specchia e va in profondità nelle sue acque profonde, quindi nel suo inconscio, muore Narciso. Proprio perché se noi andiamo in profondità, possiamo veramente riscoprire un altro sé. In effetti, al posto di Narciso nasce un fiore. E proprio Ovidio parla di questo mito nelle Metamorfosi e quindi proprio mette l'accento sul cambiamento che una persona può fare quando effettivamente va nelle sue profondità. E a me piace anche ricordare che Narciso era il figlio del dio fluviale e quindi è come se in un certo qual modo lui ritornasse al padre. Probabilmente quel padre che effettivamente non era riuscito a dare a suo figlio tutto quello di cui lui aveva bisogno. E adesso possiamo vedere le caratteristiche del narcisista. Allora, io faccio una premessa. A me non piace dare le etichette e non le do mai. E così come non mi piacciono i protocolli e credo fermamente nella loro inutilità, effettivamente io le etichette non le do. E anche nella mia pratica clinica io cerco sempre di accogliere le persone facendo il vuoto dentro di me, accogliendole proprio nella presenza, nella mia presenza e nella loro unicità. Comunque, insomma, se noi vediamo qualsiasi manuale sul narcisismo, vediamo che effettivamente il narcisista ha una visione grandiosa di sé, comportamenti grandiosi, fantasie grandiose, gli piace essere adulato e anche adularsi, esalta continuamente le sue capacità, le sue potenzialità e tutti i suoi aspetti positivi. Pensa di essere speciale e come tale di avere anche un trattamento speciale. Quindi è quello che non capisce perché deve stare in fila in banca o in posta, o è quello che arriva al ristorante e vuole il suo tavolo, anche se quel tavolo è occupato, o vuole un tavolo anche se il ristorante è strapieno. È quello che in un gruppo di amici ti racconta di aver fatto viaggi meravigliosi, di avere il lavoro più prestigioso, di avere più donne rispetto agli altri o la donna più bella. Ed è quello che se tu hai fatto qualcosa, lui l'ha fatta meglio di te, più veloce di te e pagata meno di te. Io mi ricordo quando ero piccola, mio nonno aveva sempre della frutta bellissima, meravigliosa. Io mi ricordo queste arance succose, dolci, grosse. E mia mamma e mio papà gli chiedevano: ma dove hai comprato queste arance? No? Quanto le hai pagate? E lui ci raccontava di averle comprate in un negozietto, in un negozio vicino che era considerato all'epoca, più di 40 anni fa, proprio la boutique della frutta, no? La gioielleria della frutta, no? E non si sa come mai a mio nonno la frutta la regalavano, quindi era imbattibile. Non che mio nonno fosse un narcisista, ma effettivamente il narcisismo si muove su un continuum. Quindi andiamo da tratti, diciamo, egoici che tutti noi abbiamo e che in certi momenti possono essere anche funzionali, fino ad arrivare a dei tratti, come per esempio il marito sessantenne, quando gli chiedi di svuotare la lavastoviglie, che si comporta come un sedicenne. E sbuffa, e perché sempre io, e non puoi farlo tu, e in questa casa faccio tutto io, e sbecca i piatti quando lui li tira fuori, sbatte la porta della lavastoviglie, fino ad arrivare ad una manipolazione molto più, diciamo, pesante, anche proprio alla distruzione della vittima, anche fisica, ma qui sono casi di cronaca.
E un'altra caratteristica del narcisista è la mancanza di empatia. Lui non riesce proprio ad entrare in contatto con la realtà dell'altra persona. I bisogni dell'altro non esistono. È proprio il narciso che si specchia nell'acqua. E l'acqua e lo specchio non possono avere dei bisogni. Ma dietro tutto questo, il narcisista nasconde un grande vuoto interiore, una disregolazione dell'autostima e una grande paura dell'abbandono. Anche se lui nella vita ha raggiunto tutti i successi che per la società possono essere ritenuti tali, come, non lo so, un lavoro prestigioso, la bella casa, l'immagine della famiglia perfetta, effettivamente lui ha un io molto fragile e non riesce ad integrare un'immagine di sé forte, sicura, e quindi ha sempre bisogno dello specchio che gli rimanda questa immagine valoriale, altrimenti questo vuoto che lui ha dentro si trasforma in una voragine di angoscia di matrice depressiva. Ok, bene, allora, detto con questa premessa, narcisisti si nasce o si diventa? Allora, per la psichiatria classica, narcisisti si diventa. Si parla proprio di stili educativi che possono creare dei nuclei narcisistici. Allora, non parliamo però di quei genitori che effettivamente ti dicono bravo, hai preso 8 in latino, oppure oggi a nuoto sei stato super, oppure grazie, hai passato l'aspirapolvere, sei bravissima. Non è questo, è più il tu sei il più bravo di tutti, gli altri non sono niente, oppure sapevo che ce l'avresti fatta perché sei mio figlio, oppure tu sei super meraviglioso perché sei un Rossi, riferendosi al cognome, no, della persona. Quindi vediamo che non c'è un nutrimento profondo, ma c'è è un nutrimento arido, c'è sempre una condizione esterna che effettivamente dà il valore alla persona. Quindi tu non sei bravo perché sei bravo e ti voglio bene così come sei, tu sei bravo perché sei un Rossi, perché sei mio figlio e perché gli altri non sono niente. Ecco. Sono bambini che sono visti come un'appendice dei genitori, sono bambini che vanno a nutrire un nucleo narcisistico dei genitori, sono bambini che sono visti come degli dèi, e vedere un bambino come un dio è molto pericoloso. Ultimamente noi vediamo, almeno io ne vedo sia come mamma che come terapeuta, delle situazioni in cui l'insegnante dà una nota perché il bambino, il ragazzino, si è comportato in maniera inadeguata. E, per esempio, non lo so, ha tirato i capelli alla compagna, cioè cose indiscutibili, oppure, non so, ha usato il cellulare a scuola facendolo suonare, disturbando tutti. Quindi l'insegnante dà la nota, il bambino va a casa e subito dopo, come un caccia, vediamo il genitore che va dall'insegnante a discutere il provvedimento e a contestarlo. Allora, il messaggio che passa qual è? Che tu, figlio, hai sempre la ragione, non è che sei tu che hai avuto un comportamento inadeguato, sei tu che hai sempre ragione e l'insegnante ha torto. Invece scuola e famiglia devono fare fronte comune nell'educazione del bambino, del ragazzino, e effettivamente il genitore deve insegnare il rispetto delle regole, i limiti, e che si può sbagliare, e che se tu sbagli il mio amore per te non cambia, e non cambia il valore che tu hai. E l'autostima si crea anche così, l'autostima si crea nei primi anni di vita, quando effettivamente il clima di fiducia e di amore che c'è o ci dovrebbe essere tra mamma e bambino viene introiettato dal bambino. E tra l'altro il genitore insegna, no, che effettivamente tu puoi sbagliare, il mio amore per te non cambia, il tuo valore non cambia, si può rimediare, ti prendi la responsabilità di quello che hai fatto e poi, insomma, si può rimediare, può dire che ti dispiace, eccetera, eccetera, no?
Invece il bambino narcisista, anzi il bambino con nucleo narcisistico, perché è scorretto dire bambino narcisistico, nel senso che secondo il DSM, che è quel manuale che viene usato per la diagnostica, si può fare diagnosi di narcisismo a partire dalla prima età adulta, no? Quindi di solito si aspettano i 18 anni, ecco. Però i bambini con nucleo narcisistico effettivamente si vedono quando giocano, per esempio, no? Sono bambini che non hanno limiti, perché se il genitore non dà limiti, effettivamente la personalità diventa esondante, quindi non rispettano le regole. Inoltre, se tu non hai limiti, effettivamente quando c'è lo spazio tra me e te, lo spazio non è uno spazio condiviso, sei tu che mi porti via qualcosa e quindi vedono l'altro come qualcuno da eliminare, per esempio. Sono bambini che si arrabbiano, sono bambini che non condividono un gioco ma lo mostrano, e sono bambini che non sopportano la frustrazione. E questo lo diceva anche Winnicott, no? Che la mamma deve essere sufficientemente buona, e faceva l'esempio della mamma quando il bambino piange. Una mamma sufficientemente buona non è una mamma che chissà che cosa succede al mio esserino speciale, no? E subito vado e vedo che cos'ha e cerco di risolvere le cose, no? E neanche la mamma che lo fa piangere per tanto tempo, no? La giusta misura è quella, la mamma sufficientemente buona. E mi viene in mente un esperimento che effettivamente fa vedere proprio, no? Questa modalità comportamentale che la mamma, insomma, dovrebbe avere, questo attaccamento sicuro che si dovrebbe creare nel bambino. È un esperimento molto discusso proprio per l'etica in gioco, adesso non sarebbe proprio permesso. Comunque Harlow ha fatto un esperimento sulle scimmiette. Allora, ha fatto diversi gruppi, io adesso vi racconto i gruppi che ci servono per capire la frustrazione e l'attaccamento. Allora, ha preso delle scimmiette appena nate. Allora, un gruppo l'ha lasciato con la mamma e poi ha fatto vari gruppi che staccava dalla mamma, e poi a seconda di certe tempistiche si vedeva come effettivamente le scimmiette reagivano. Ed è stato visto che le scimmiette che erano state portate via dalla mamma per poco tempo, pochi giorni, poi riportate alla mamma, non avevano nessun comportamento inadeguato, quindi non subivano un trauma, anzi erano le scimmiette più resilienti, quindi erano più capaci di affrontare le difficoltà poi della vita, erano più forti. Invece le scimmiette che erano state portate via per più tempo, un anno, due anni, erano delle, sì, tantissimo, poverine, e erano scimmiette che effettivamente, diciamo che in quel caso lì non era frustrazione, ma la frustrazione diventava trauma, e quindi le scimmiette veramente manifestavano dei comportamenti molto inadeguati. Tant'è che diventate mamme, perché questo studio è stato seguito anche per una generazione dopo, diventate mamme avevano dei comportamenti terribili nei confronti dei loro cuccioletti, quindi prendevano la testolina del cucciolino, la sbattevano a terra, trascinavano il corpicino, proprio perché effettivamente avevano subito un trauma irrecuperabile. Un altro gruppo molto interessante è stato introdotto in una gabbia in cui c'erano due mamme surrogate. Una mamma era fatta in filo di ferro ed aveva soltanto appeso, integrato un erogatore di latte, e l'altra mamma invece era ricoperta da un morbido e caldo panno, proprio a simulare il corpo della mamma vera, no? Della mamma scimmia, il corpo peloso. E dobbiamo dire che qui siamo in clima di comportamentismo, no? Dove Watson diceva che effettivamente i bambini non dovevano essere coccolati, no? E si pensava che l'amore e quell'unione che il bambino poi sviluppava nei confronti della mamma era dovuto appunto ad un soddisfacimento di un bisogno primario che era il cibo. Invece Harlow, con questo esperimento, anche se per niente etico,
ha scoperto che non era proprio così. Infatti qui è proprio tutto, partito tutto il filone degli studi sul comportamentismo, sull'attaccamento, Bowlby, Answorth, effettivamente lasciando stare appunto il comportamentismo. Perché si vedeva che le scimmiette si attaccavano alla mamma con l'erogatore soltanto quando volevano il cibo, ma per tutto il tempo stavano accoccolate con la mamma calda, e anche quando nella gabbia veniva inserito qualcosa di spaventoso andavano a proteggersi dalla mamma calda, e anche quando nella gabbia veniva inserito un gioco, qualcosa di interessante, no, che valeva la pena di essere esplorato, la scimmietta andava in esplorazione soltanto se nella gabbia era presente la mamma calda, chiamiamola, e invece se lei non era presente la scimmietta non si staccava. Quindi vediamo quanto sia importante effettivamente l'attaccamento sicuro che si crea con il cucciolino in questo caso, ma anche con il bambino. Ed effettivamente si vede che nei disturbi di personalità c'è un attaccamento disorganizzato. Uno degli studiosi più importanti, no? È un italiano, che però è conosciuto pochissimo in Italia, è conosciuto tanto all'estero, in America, è Giovanni Liotti. E lui diceva sempre: attachment is not love, l'attaccamento non è amore. E per spiegarlo, perché non è proprio amore, è importante capire che cos'è effettivamente, e per spiegarlo lui diceva, no? Metti il caso che tu fai un esame clinico, medico, vai a casa, ti chiama subito l'ospedale e ti dice: guarda che l'esame è andato male, vieni giù di corsa che dobbiamo operare d'urgenza. Chi chiami? La maggior parte delle persone risponde la mamma, proprio perché in quel momento lì tu hai bisogno di quella protezione, di quella sicurezza che una mamma ti può dare, o che dovrebbe insomma dare. Mentre se tu finisci prima di lavorare un po' di tempo e vuoi andare a farti un aperitivo in centro, in quel momento lì chi chiami? Allora le risposte erano l'amica, l'amico, il moroso, l'amorosa. Quindi è una relazione diversa. Non si tratta proprio di sentimento, ma si tratta proprio di quel bisogno di protezione. E vediamo da questo esperimento che il narcisista effettivamente non ha avuto un attaccamento sicuro. Ha avuto o genitori ipervalutanti e aridi o genitori anaffettivi che effettivamente non gli hanno dato quel nutrimento. È sempre un nutrimento arido, sia che siano ipervalutanti che siano anaffettivi. Allora, mi verrebbe da che prima ti faccio altre domande, poi magari vediamo se esce fuori nel discorso, perché adesso mi viene il dubbio se l'egoista semplice, puro, cioè che differenza ci sia tra il narcisista e l'egoista puro. È diverso, nel senso che il narcisista, noi parliamo qua di disturbo di personalità, quindi diciamo che sono veramente dei meccanismi disfunzionali della persona. L'egoista, per esempio, ha quella consapevolezza che il narcisista non ha. Cioè, tutti noi abbiamo dei tratti egoici, no? Nel senso che effettivamente l'ego, il nostro cammino evolutivo è anche Ci sta. questo, no? Il fatto proprio di andare oltre i tratti egoici. Ed effettivamente il narcisismo si muove su questo continuum, no? Ci sono dei tratti egoici che possono essere funzionali, l'egoista che effettivamente fa le cose un po' per sé, e poi sfociamo proprio nel disturbo. Qua noi parliamo di, proprio io ho parlato in questo caso di disturbo. Ok, allora, anche se ormai è risaputo che non sentono l'esigenza di cambiare, perché come hai fatto la premessa te, sono già perfetti così come sono, e quindi è difficile che nasca da loro l'esigenza di trasformarsi, per quanto noi ci si possa vedere una miriade di difetti. Si può guarire? Allora, diciamo che la personalità di un individuo ben integrato presenta una certa flessibilità.
nel senso che noi siamo su un cammino evolutivo e ogni giorno implementiamo le nostre risorse, le nostre potenzialità per essere sempre la nostra migliore versione. E invece una personalità con meccanismi disfunzionali che appunto vengono diagnosticati dalla psichiatria come disturbi di personalità hanno una certa rigidità, ma la cosa più importante è che difficilmente il narcisista va in terapia. Allora, secondo me ci sono tre casi fondamentali, principali, in cui vediamo il narcisista in terapia. Primo, viene portato in terapia di coppia ed effettivamente dura poco. Nel migliore dei casi poi si continua la terapia con il partner e allora lì si va effettivamente a vedere, a parlare della relazione, analizzare la relazione narcisistica, a contattare i bisogni propri che sono stati accantonati per tanto tempo, la gestione dell'autostima, la dipendenza. Stai parlando della vittima, tra virgolette. Della vittima. No, dell'altro, ok. Oppure il narcisista porta lui in terapia di coppia e questo per dimostrare ad un'altra persona davanti ad un terzo quanto il partner sia inadeguato. E in quel caso lì il terapeuta deve stare molto attento alla triangolazione, molto attento alla manipolazione. Perché effettivamente il narcisista si presenta come si descrive, come bello, bravo, cerca di agganciarti. Per esempio, non so chi ha, io non ce l'ho, ma chi ha la targa, no, della laurea, no, laureato a Padova. Ah, dottore, sei laureato a Padova, anche io ho studiato a Padova, ho vissuto a Padova, si ricorda quel caffè, quel locale. Cioè, cerca di agganciarti così. È un venditore, alla fine è un venditore, in qualche sì. modo. È un manipolatore e quindi il terapeuta deve stare molto attento. E un altro caso in cui il narcisista chiede aiuto o comunque chiede terapia è effettivamente quando comincia a invecchiare, quindi perde lo charme, perde la presa sulle donne, gli manca il nutrimento e quindi cerca il nutrimento dal terapeuta. O sugli uomini, perché comunque io so anche di, ecco, certo. La figura può essere... No, infatti, io magari adesso parlo al maschile, ma il narcisista può essere sia uomo che donna. Il narcisista, hanno visto statisticamente che il narcisista overt è più uomo. Il narcisista covert è effettivamente 50-50, anche se nella mia esperienza ho visto più donne covert, però statisticamente è 50-50. Che cosa vuol dire covert e overt? Che non lo so. Ti posso finire un attimo per dire scusami, no, ora te l'hai accennato, vai. Adesso te lo dico. L'unica cosa che volevo dire è che si può fare un buon lavoro quando ci sono dei tratti narcisisti, però conditi con una buona consapevolezza. E quindi in quel caso lì effettivamente si può fare un buon lavoro quando arriva il narcisista che effettivamente ha dei tratti, ma anche della consapevolezza. Allora, hai detto il terzo, scusami però. Il terzo quando si può recuperare quando hanno una certa età? Se arrivano in terapia e hanno una certa età potrebbe essere... Lì dipende dai casi, perché ci sono dei casi in cui loro semplicemente cercano il nutrimento e quindi effettivamente cercano soltanto una manipolazione, non sempre una manipolazione. Ci sono invece dei casi in cui effettivamente tu puoi lavorare sulla depressione, perché in quel caso lì si è aperta la voragine, emerge la depressione e quindi la depressione comunque... da un certo grado di consapevolezza. Lì dipende sempre dai casi. Io ho visto narcisisti che a un certo punto arrivavano ed effettivamente uno, mi ricordo, mi diceva no, io ho paura di invecchiare, non sopporto. Poi tante volte si rivolgono alla chirurgia estetica e lì insomma dipende dai casi. Certo, va bene. Ok, grazie. Allora, il povero... E covert. Allora, il narcisista overt è, diciamo, la modalità comportamentale che abbiamo descritto fino a questo momento e quindi chi ha una grandiosa visione di sé, fantasie grandiose,
gli piace proprio stare al centro della scena, vede come ostacoli o nemici da combattere coloro che si frappongono tra sé e gli obiettivi da raggiungere, gli piace manipolare gli altri, svaluta gli altri, non sopporta l'insuccesso, l'abbandono, il fallimento, gradisce contornarsi di persone che lui o lei, insomma, percepisce di alto livello, no? Come se stesso, quindi persone di alto livello secondo lui, e gli piace tanto essere invidiato e quindi tante volte compra proprio degli oggetti lussuosi, no? Proprio per essere invidiato, e questo è il narcisista covert. Il narcisista covert invece è più difficile da individuare, perché noi lo vediamo come una persona fragile, umile, indifesa, non si sente a suo agio nelle situazioni che richiedono una certa socialità, non sopporta la critica e ha una grande reattività al giudizio e quindi cerca di evitare tutte quelle situazioni che possono portarlo a essere criticato o giudicato. Ma dentro di sé cova una immagine grandiosa di sé e sogna ville da favola, lavori prestigiosi, la famiglia perfetta, la principessa o il principe azzurro. Il fatto però di non poter avere tutto ciò lo porta a invidiare le persone che invece hanno tutto questo, con successiva svalutazione degli altri e critica degli altri. Al narcisista cover non va mai bene niente. Ha sempre una certa aggressività, proprio come narcisista overt, anche qui c'è una rabbia, un'aggressività interiore, ma che viene agita in un altro modo, con una manipolazione più sottile, per esempio tante volte con la malattia, e sono quelli che ti dicono no, non mi puoi lasciare adesso perché mi hanno appena diagnosticato una malattia incurabile, e ne ho viste tante di queste situazioni, proprio inventarsela. La malattia, oppure ma perché non vieni a trovare la mamma che sta tanto male, e così manipolano tutti i componenti della famiglia facendogli fare tutto quello che vogliono. Ma noi dobbiamo ricordarci che l'amore rende liberi e che quando c'è qualcuno che ci fa fare delle cose con i musi, sensi di colpa, manipolazioni varie, quello non è assolutamente amore. Il narcisista covert è proprio la vittima della vita, lo sfortunato, e se io ho due ernie, lui ne ha 3-4, se io ho male alla spalla, lui ha male al braccio e alla gamba e al femore e al piede. E, però bisogna stare attenti, perché tutto questo si incastra benissimo, perfettamente, con la sindrome della croce rossina, e quindi lo incontri e lui ti dice che non è riuscito a finire l'università perché non aveva soldi, e non è riuscito ad avere un lavoro di un certo tipo perché la mamma stava male, non ha una casa sua perché lui aveva una malattia, e quindi questo risveglia quel nucleo profondo che c'è dentro ognuno di noi, o in tanti di noi, che è io ti salverò. E così lo prendiamo a vivere da noi, cominciamo a prestargli soldi e ci mettiamo nei pasticci. Un'altra caratteristica del narcisista covert è che è poco interessato o interessata all'aspetto sessuale della relazione, e anzi usa il sesso proprio come controllo del partner, come proprio una manipolazione del partner. Quali sono le armi del narcisista? I meccanismi che mette in atto in una relazione? Allora, diciamo che la prima caratteristica in una relazione narcisistica è il love bombing, il cosiddetto love bombing. Quindi all'inizio il narcisista copre il partner di regali, doni, manifestazioni d'affetto, viaggi, weekend fuori porta, sei la donna della mia vita, ti amo, non ho mai conosciuto nessuno come te, andiamo a vivere insieme, facciamo un figlio. È proprio Narciso che si specchia nell'acqua e si tuffa nella relazione, questo è love bombing.
Il fatto è che dopo un po' di tempo l'altro, che è un essere umano, manifesta dei bisogni e da lì comincia la manipolazione, prima leggera solitamente e poi sempre più pesante. E la manipolazione è quando noi facciamo fare all'altro quello che vogliamo e facendolo passare come un interesse suo. E quindi, il prossimo weekend cosa dici? Invece di andare al mare, andiamo in montagna? E il narcisista ti dice: no, dai, andiamo al mare che tu stai male e hai male alla tiroide e ti fa bene passeggiare in riva al mare che ti respiri un po' di iodio. Oppure, per esempio, usa il senso di colpa, no? Quindi al bisogno di stasera non possiamo uscire insieme perché io devo, non so, vedere le mie amiche, e lui ti dice: ma devi uscire con le tue amiche, mi lasci da solo, io con tutto quello che faccio per te. E questo effettivamente è usare il senso di colpa. Un'altra arma è l'isolamento, nel senso che comincia prima la critica, la svalutazione delle persone che stanno attorno al partner. Quindi tua sorella è una stupida, tua mamma non ha mai interessato niente di te, e le tue amiche parlano alle tue spalle. E poi piano piano crea il vuoto, terra bruciata. Allontana tutte le persone che potrebbero essere di supporto al partner. Un'altra cosa è il ghosting, nel senso che il narcisista a un certo punto sparisce. Ma come? Siamo appena stati a fare un weekend pieno di cuoricini e stelline, fiorellini, e questo qua, tornati a casa, sparisce. Non risponde al telefono, ai messaggi, si nega, ti cancella, ti blocca sui social. E tu non ti rendi conto, magari potrebbe essere una cosa anche molto banale, nel senso che tu sei uscita con le tue amiche e invece di stare con lui. Dopo lui magari ritorna, tante volte anche facendo finta di niente, per poi risparire quando a lui effettivamente non va bene qualcosa. Abbiamo visto che possono essere anche cose veramente tanto banali. Un'altra arma, diciamo, è il gaslighting. Il termine gaslighting deriva da un film bellissimo degli anni 40, se non sbaglio mi sembra che sia del 44, con Ingrid Bergman, e lì vediamo proprio in azione un vero manipolatore, nel senso che lui cercava di fare in modo che la moglie si credesse pazza. E gaslighting deriva appunto da gaslight, che sono appunto le lampade, perché nella Londra degli anni 40 si illuminavano le case con queste lampade a gas. E lui variava la luminosità, variava il gas per variare la luminosità. E lei vedeva la luminosità variare e pensava di essere pazza lei. Faceva apposta. E quindi da lì deriva questo termine gaslighting. C'è una studiosa, una terapeuta che veramente dà molta energia e tempo proprio allo studio e alla ricerca sull'abuso narcisistico, e la Darmani Durvasula, e lei parla di DARVO, è un acronimo inglese per spiegare bene che cosa succede nel gaslighting. DARVO è diniego, accusa, ribaltamento, vittima o è inglese, quindi sta per offender, ma quindi accusatore, no? Ribaltamento della vittima con l'accusatore. Quindi, per esempio, lei dice a lui: no, guarda che mi trascuri ultimamente, trascuri me, i bambini, non ci sei mai, quando non sei a lavorare sei a coro, a calcio e vai all'opera, eccetera, eccetera. E lui fa: ma no, non è vero. Certo che però tu non sei mai contenta, però ti è andata bene quando hai ricevuto la borsetta di Vuitton e l'anello di diamanti, ma adesso mi controlli, certo è che sei proprio un'ingrata. E quindi lei comincia a pensare: ma cavolo, forse sono io l'ingrata, no? Lui lavora tanto, lavora per noi e sono io invece che sono una persona che non ha visto tutto questo. Mettiamo il caso che la stessa persona, dopo un po' di tempo, classico da film, trovi un po' di rossetto sulla camicia bianca e ti dice: che cos'è questo?
E lui comincia a dire: ma Rossetto, che ti ho regalato? Non ti ricordi che ero a Bologna al congresso? Ho saltato la pausa pranzo. Mi ricordo che i miei colleghi mi hanno detto: insomma, ma come fai a saltare la pausa pranzo per andare a comprare un rossetto? No, ma ti ricordo, ma sei paranoica. Guarda, che secondo me è il caso di andare da un terapeuta. Andiamo a farci vedere dal medico. Quindi il gaslighting non mette soltanto in dubbio l'esperienza della persona, mette in dubbio la persona stessa. È un abuso emotivo, è quasi un indottrinamento. La persona crede di essere pazza, di vedere delle cose che non vede. Tante volte comincia a chiedere scusa anche senza sapere perché. Ed è diverso dalla bugia, perché la bugia può essere smascherata con delle prove. Mettiamo il caso che io sia in macchina e vedo fuori da un locale mio marito che bacia una donna. L'aspetto a casa e gli dico: guarda che ti ho visto che eri fuori da quel locale che baciavi la bionda, no? E lui mi dice: no, non è vero. Certo che è vero. Guarda, ti ho fatto la foto, è vero, ho le prove. Il marito bugiardo a quel punto comincia a dire: perdonami, è la prima volta, mi ha baciato lei, eccetera, eccetera. Oppure prende la palla al balzo e dice: vabbè, adesso per fortuna mi libero di questa, no? E prende la palla al balzo. Il gaslighter a lui non interessa niente delle prove. Nel momento in cui tu fai vedere le foto, lui ti dice: sei tu che mi hai spinto nelle sue braccia? Sei tu che sei fredda da quando sei diventata mamma, che sei diventata un'affettiva quando tua mamma ha cominciato a stare male, eccetera. Quindi al gaslighter delle prove non gliene frega proprio niente, perché lui ribalta e fa in modo che tu creda che effettivamente sia tu a sbagliare. Poi un'altra cosa presente, un'altra situazione, un'altra arma, diciamo, è il controllo nella relazione narcisistica. E il controllo va da un controllo leggero, come per esempio cosa mangiamo a cena, l'ora in cui mangiare, dove andare in vacanza, fino a un controllo un po' più moderato, come ti devi vestire come voglio io, ti devi truccare come voglio io, gli amici da frequentare, oppure comincia a dirti: guarda che hai chili in più, devi dimagrire, così non vai bene, guarda le altre, tutte queste cose, fino ad un controllo molto più pesante, come per esempio telecamere in casa, microfoni in casa, controllo dei social, quell'aggeggino per il GPS, no? Per controllare il movimento della macchina. E io mi ricordo una volta che non riuscivo a fare terapia con una persona perché lei non poteva venire in studio, lui avrebbe visto, no, dal rilevatore sulla macchina, e quindi lui non voleva che lei avesse nessun tipo di supporto. In casa non si poteva perché era pieno di microfoni e di telecamere, e quindi lei aveva escogitato di andare al supermercato e noi facevamo la seduta fuori dal supermercato online. Poi lei faceva la spesa in 5 minuti e tornava a casa, meglio che niente. Certo, E ma tante volte. scusami, no, volevo sapere se si va a scuola, cioè come fai a essere così geniale? Come si fa a essere così geniali senza impararlo da qualche parte? Geniale in che senso? Geniali queste strategie, tutte queste modalità che hai appena spiegato, che sono da Oscar, come si apprendono? Cioè, come Ah, fanno a essere auto, com'è che si chiamano quando si autoproducono? ma non si apprendono da nessuna parte, però effettivamente quando tu vuoi che lo specchio rimanga tuo, effettivamente vengono fuori tutte queste dinamiche. Cioè, il narcisista ha una grandissima paura dell'abbandono, e quando noi siamo in difficoltà, no, viene fuori l'istinto di sopravvivenza. Il narcisista non può entrare in quella voragine di profonda angoscia, e quindi queste cose sono effettivamente per la sua sopravvivenza, perché altrimenti il narciso muore. Certo, e quindi sono endogene, sono proprio autoprodotte. Bene, Sì. hai E poi. finito la. Ecco, vai, scusami, ti ho interrotto. Vai. E poi tante volte il controllo viene anche fatto passare per il tuo interesse. Io mi ricordo una ragazza giovane, il suo
ragazzo, per fortuna una relazione che durava da pochissimo tempo e poi ho saputo che si sono lasciati, lui prendeva una volta al mese permesso dal lavoro per portarla a farsi le unghie, perché chissà che cosa ti può succedere e io ti proteggo. Per cui hai un'altra cosa presente nella relazione narcisistica, è il tradimento. Non è un'arma, ma è comunque spesso presente, perché il narcisista ha una mancanza di empatia, ha una visione grandiosa di sé, non ha nessuna consapevolezza dei bisogni dell'altro e quindi pensa di farla franca. Oltre al fatto che c'è anche un'immaturità emotiva, no? Pensa un po' come un adolescente, ogni lasciata è persa. Si vive una volta sola, non mi posso far scappare questa possibilità e quindi il tradimento è tanto presente, non soltanto con un terzo, una terza persona, ma anche come per esempio rivelare delle informazioni personali e questo sempre per avere una costante immagine di sé ideale. Poi il narcisista tradisce anche perché più specchi ha e meglio è per lui. E un'altra cosa importante è che è pericoloso tante volte affrontare un narcisista, nel senso che in una relazione che non è narcisistica, effettivamente io scopro che mio marito mi tradisce, vado da mio marito, chiedo spiegazioni, possiamo ragionare insieme, poi possiamo decidere se stare insieme, se lasciarci, però effettivamente un ragionamento lo possiamo fare. Con il narcisista questo non può essere fatto, perché poi noi dobbiamo subire ghosting, gaslighting, tutta la rabbia che viene riversata su di noi e sicuramente nessuna ammissione di responsabilità. Certo, è colpa tua se è successa questa cosa. Ma come mai è così difficile poi lasciarlo il narcisista? Perché dipende dalle dinamiche, no? Nel senso, allora, possiamo parlare della vittima, no? Del narcisista, nel senso che la vittima del narcisista è una persona solitamente gradevole, incline al perdono, socievole, prosociale e insieme a questo il narcisista sceglie anche uno status. Nel senso che deve avere un certo potere all'interno della famiglia, all'interno dell'azienda, all'interno della società, o comunque potrebbe anche essere la bellezza o la giovinezza, per esempio, no? E questo è un cocktail perfetto per il narcisista, anche perché a lui piace essere ammirato anche per la persona che ha a fianco. Ed effettivamente tante donne che vengono da me, e poi tra l'altro il fatto che si inclina al perdono gli permette di avere uno specchio per un tempo più lungo. E io vedo in terapia tante donne che mi dicono: ma sono stata una stupida, come ho fatto a essere così stupida, ma che cosa c'è di sbagliato in me? E la risposta è niente, non c'è niente che non vada, perché effettivamente la maggior parte delle donne sarebbe stata attratta da un uomo affascinante che ti corteggia, che ti fa sentire importante, come la maggior parte delle donne sarebbe devastata dopo tutti questi comportamenti manipolatori, ghosting, gaslighting, eccetera. Chiaramente poi si va ad un livello più profondo in terapia e quindi si va ad analizzare le dinamiche in gioco. E quindi tante volte vediamo che anche qua l'attaccamento non è stato sicuro, abbiamo genitori che hanno dato dei messaggi contrastanti, genitori che hanno punito in maniera forte i bambini, no? Rispetto a quello che i bambini avevano fatto. Vediamo la dinamica della brava bambina, quindi, o bravo bambino, Stiamo quindi parlando delle vittime, giusto? Le vittime del narcisista manipolatore. Ok. vittime. E quindi cosa stavo dicendo? Il fatto che, ah sì, No, la quindi chi è incline a questo tipo di. Sì. dinamica della brava bambina, quindi il fatto di se io mi comporto bene, non faccio arrabbiare mamma e papà, se io sono bravo, allora avrò l'amore della mamma e del papà. Poi ognuno ha le sue dinamiche. Io mi ricordo una ragazza che mi disse:
io adesso lo vedo come un pulcino impaurito che vuole la mamma lo rifiuta e adesso che è diventato grande deve graffiare tutte le galline che vede. E questa è una grande consapevolezza, perché questa ragazza ha veramente lavorato su di sé, sulle sue dinamiche, ed effettivamente ha visto che non ci sono persone cattive, ma persone in grande difficoltà che si comportano male, anche molto male. Ma abbiamo visto che come il narcisista effettivamente abbia questa voragine interna, questo vuoto interiore, quindi c'è una grande sofferenza anche nel narcisista. Certo. Immagino. Penso che tu già abbia accennato, ma per capire se siamo caduti in una relazione... Ah, c'è una domanda. Allora, faccio prima passare la domanda ad Alessio. Due domande. Vai Alessio, vai con la prima. Noemi, è possibile che un narcisista si renda conto del proprio profilo e in qualche modo si evolva dalla propria condizione? Sì, se ha consapevolezza, nel senso che anche qua il narcisismo si muove sul su un continuum, per cui all'inizio del continuum sì, effettivamente, perché se lui ha consapevolezza di sé si può veramente fare un buon lavoro e si può rendere conto del suo profilo, delle sue difficoltà, del fatto che effettivamente il suo comportamento può provocare un disagio negli altri. Se invece il disturbo è profondo e pesante, effettivamente no. Ecco. Tant'è che poi il narcisista non si fa aiutare, quindi è difficile se non ha consapevolezza. Ricordiamoci anche del ruolo della mamma di questi soggetti. Eh sì. Che può essere una finestra da guardare per comprendere meglio se effettivamente stiamo parlando di una patologia o meno. L'altra domanda, Alessio? Vito Nato, allora, ci sarà pure una diretta sulla narcisista manipolatrice oppure ci sono solo maschi narcisisti? Allora, ho spiegato prima, quando si tratta di narcisista covert ci possono essere sia donne che uomini, proprio in 50-50 statisticamente, quindi magari io parlo al maschile, ma l'abbiamo spiegato prima così per comodità, ma effettivamente ci sono sia narcisisti femmine che maschi. Cover sono 50-50, l'overt è più maschile, ma ci sono anche le donne, quindi tutto quello che noi stiamo dicendo stasera vale sia per gli uomini che per le donne allo stesso modo. Certo. Allora, come capiamo se siamo caduti in una relazione narcisistica? Allora, diciamo che la prima cosa a cui fare attenzione è proprio il love bombing, nel senso che è vero, no? All'inizio tutte le relazioni sono bellissime, abbiamo questa cascata citochimica, biochimica, la vasopressina, la dopamina, tutte questa cascata biochimica che ci fa effettivamente sentire uno stato di beatitudine. Abbiamo le farfalle nello stomaco e desideriamo stare con l'altra persona, condividere tante cose. Però è anche vero che il ti amo dopo un giorno, andiamo a vivere insieme dopo 3 giorni, facciamo un figlio dopo 5, effettivamente potrebbe essere un buon campanello d'allarme. Un'altra cosa che ci deve appunto far riflettere è quando vediamo una critica costante delle persone a noi care, quindi questo tentativo di allontanarci dalle persone care. E una persona che ci ama non può fare questo, nel senso che l'amore è essere liberi insieme e la persona che scegliamo di avere a nostro fianco è una persona che dà più valore ad una vita che ha già valore, è un qualcuno che l'abbellisce. E tante volte si sente dire, no, anche queste canzoni struggenti, no, che l'amore è sofferenza, che l'amore fa soffrire, ma questo non è assolutamente amore. Una persona che mi ama non può arrabbiarsi perché gli chiedo di svuotare la lavastoviglie o se mi vesto come non vuole lui, o non può farmi passare per pazza o sparire per giorni e io non so niente, che insomma uno può anche preoccuparsi. Le nostre risorse, i nostri talenti, i nostri obiettivi, le nostre speranze devono trovare spazio all'interno della relazione. E
Sempre la Darmani Durvasula parla di DIMMER, un altro acronimo per dirci quali sono gli elementi che sono presenti in una relazione narcisistica e ai quali fare attenzione. Allora, DIMMER sta per disprezzo, invalidazione, tu non vali niente, M, manipolazione, e abbiamo visto il ghosting, il gaslighting. Un'altra M, minimizzazione. Ah, il tuo capo ti ha dato una promozione sul lavoro, vabbè, ma tutti possono arrivare ad averla. E essere in diritto. Io ho un diritto che tu non hai, e quindi se io la sera posso uscire con i miei amici, tu stai a casa a vedere della casa o dei figli, quindi avere dei diritti che l'altra persona non ha. R, la rabbia. Quando parliamo di narcisista possiamo parlare di rabbia a pelle sottile, proprio quella rabbia quasi incontenibile, a pelle sottile, quindi si sta poco, no, per farla esprimere. E quindi se ci sono questi elementi, effettivamente bisogna fare attenzione. Bene, grazie. La vittima del narcisista l'hai già un po' accennata prima, volevi aggiungere qualcos'altro? No, penso che abbiamo detto tutto della vittima. Okay. Allora, noi abbiamo parlato per un'ora di questo soggetto e questa soggetta, non so se si può dire così, almeno chiariamo ancora, perché conosco uomini che hanno avuto esperienze anche al femminile, quindi assolutamente certo, ce n'è per tutti. Le caratteristiche però le abbiamo dette stasera, soprattutto per comprendere come mai noi siamo... Ah, ne manca una, scusami. Allora, passiamo questa domanda e poi magari... vai Ale. Nicoletta, quando il narcisista è un genitore, nel caso specifico il padre, magari consigli? Allora, sia che sia il padre, sia che sia la madre, effettivamente è un genitore arido, nel senso che non riesce a nutrire effettivamente il bambino e crea proprio questo attaccamento, si chiama proprio attaccamento disorganizzato, un attaccamento che non è sicuro. Ed effettivamente le caratteristiche sono quelle che abbiamo elencato. Sul cosa fare effettivamente il bambino, no? Poi è diventato adulto, perché quando un bambino è un figlio di un narcisista effettivamente è difficile venga portato in terapia, perché il narcisista non si rende conto. Però se l'altro genitore si rende conto, può supportare questa cosa? Difficilmente, no? Difficilmente. Allora, o escono entrambi dalla relazione, quindi mettiamo che sia il padre il narcisista, allora la mamma si rende conto di essere anche lei in una situazione di dipendenza e quindi escono dal nucleo e porta via il figlio. Allora lì si può fare effettivamente qualcosa da subito. Ma io ho visto tante situazioni in cui quando il narcisista è effettivamente un narcisista grave, se vogliamo, effettivamente la moglie è molto dipendente e quindi è difficile che salvi il figlio, e quindi sono quei bambini che non sono difesi da nessuno, sono quei bambini che effettivamente subiscono tantissimo. Qua si parla proprio di violenza, perché un genitore narcisista effettivamente può fare veramente dei danni, delle violenze anche molto gravi, anche delle punizioni fisiche, se il bambino non va a nutrire il suo nucleo narcisistico. Ma è possibile che il genitore in questione lo sia con la compagna, la moglie, e non con i figli? Cioè abbia un atteggiamento diverso con l'uno e con l'altro? Potrebbe essere, nel senso che il narcisista può anche scegliere uno specchio, ma... visto anche qua dipende un po' dai casi, perché c'è il narciso che lui ha bisogno di tanti specchi, per cui sia la moglie che i figli devono effettivamente rispecchiare e rimandare questa immagine valoriale. C'è il narcisista che effettivamente può anche scegliere uno specchio, quindi la moglie è lo specchio e i figli un po' meno. Dipende sempre dai casi, perché certo, dipende un po' da dove arrivano queste dinamiche. Bene, grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, visto che siamo addirittura di arrivo?
Allora, visto che abbiamo cominciato con un mito, chiudiamo con un mito. Allora, il mito della Dea Cura. Un giorno la Dea Cura stava passeggiando per strada e vede sul ciglio della strada del terriccio e comincia così, ispirata, a manipolarlo. Ed effettivamente ne viene fuori una bellissima creatura. Tanto bella che chiama Giove e chiede a Giove: cosa dici di animare questa creatura? Mi è venuta così bene? E Giove dice: sì, va bene, la animiamo questa creatura, e quindi infonde questo spirito divino all'interno della creatura. E così la dea Cura dice: no, adesso devo dare un nome a questa mia creatura. E Giove dice: no, guarda, io ho infuso lo spirito divino e la creatura è mia e il nome glielo do io. La dea Terra interviene e dice: eh no, il nome glielo do io, il terriccio l'hai preso da me e la creatura è mia. Insomma, queste tre divinità non riuscivano a mettersi d'accordo e così chiamano il dio Saturno come giudice. Allora Saturno arriva e dice: facciamo una cosa. Alla morte di questa creatura, il corpo tornerà alla terra, lo spirito, l'anima, tornerà a Giove e durante tutta la vita sarà della Dea Cura. E il nome glielo do io, si chiamerà uomo perché deve ricordarsi delle sue umili origini che deriva dall'humus. Allora a me piace anche intravedere in tutto questo la dualità della nostra vita terrena, perché se noi traduciamo cura, cura può avere due significati, cura o inquietudine. Ed effettivamente nella nostra vita duale noi possiamo scegliere se stare in luce o in ombra. Se stiamo in ombra, allora abbiamo l'inquietudine di Eco e Narciso. Se invece noi siamo in luce, possiamo avere cura in noi stessi e negli altri, che poi è la stessa cosa. E se adesso noi fossimo in terapia, io darei un compito per casa, di Vai. ascoltare la canzone La cura di Battiato, ma non di ascoltarla come se una persona parlasse ad un'altra persona, quindi un papà a un figlio, una mamma a una figlia, o l'amante all'amato o all'amata, ma come se la nostra scintilla divina dedicasse queste parole alla nostra parte mortale. Bene, grazie di questo invito che ri riascolteremo nuovamente. Io la sento almeno una volta al mese questa canzone, però con questa attenzione l'ascolterò già domani. Grazie Elena per essere stata con noi. A te, a tutti. E ora vediamo quale argomento poi per la prossima volta. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, chi ci seguirà in differita poi anche su YouTube perché Alessio è riuscito a ripristinare il problema. Noi ci vediamo credo martedì. Comunque vi invito sempre a lasciare la vostra mail nella nostra newsletter, così vi aggiorniamo sulle dirette che ci sono il mese successivo. Ci sarà il podcast di questa diretta, quindi sul nostro canale Telegram potrete ascoltarla per chi ha queste preferenze. E noi ci sentiamo la settimana prossima e ci vediamo con un nuovo professionista. Grazie Elena e grazie a tutti. Grazie.